Greco non è venuto, ma va a criticare tu. Non lo so fare critiche. Vai a criticare, tu sei napoletano più furbo. Non lo so fare critiche. No, no, critica, tu sei napoletano furbo, dai, criticalo. Critica. Per l'angolo dedicato al cinema d'autore abbiamo qui un esponente, uno dei più grossi esponenti del cinema del terzo mondo. Cinema tout court. Cinema tout court. Lui è uno dei più grossi esponenti del cinema brasiliano. Argentino. Non sbagliato. Argentino, errore. Il suo nome è Pedro Alvarez Montecucco. Cucco. Montecucco, e tagliamola qua perché lei mi ha già rubato 30 secondi, ha rubato 30 secondi alla mia esposizione di un fatto artistico. Io devo dire due cose, la prima è che sono contro la televisione e la seconda è il perché. Sono contro la TV perché il cinema per me è un fatto di creazione religiosa. L'artista davanti all'infinito produce un'opera che è l'opera cinematografica e il critico cinematografico sedicente tale la sponsorizza imponendo al popolo italiano e a tutto il popolo internazionale non tanto l'opera artistica quanto la propria faccia a culo. Questo è quello che succede. Vabbè, io abbozzo. Abbozzo. Sarà meglio che abbozzi, sì. Forse è meglio parlare del suo film. Sarà meglio. Il mio film è intitolato Messico 52. Ah, ce ne parli, ce ne parli. Sono qui apposta. Appunto. Totale Messico, dettaglio 52. Totale 52, dettaglio Messico. Fondue, colpo di scena. Ritotale Messico, dettaglio Messico. Messico, Messico, Messico locomotiva. Messico, locomotiva, Messico, pistone, ruota, ruota, pistone, ruota, pistone. Piano sequenza, ruota, a incalzare. Dettagliuzzo. Fumaiolo. Dettagliuzzo? Sì, è fatto con una cineprista molto più piccolina che una pellicola più piccola. L'ha inventato lei? L'ho inventato io. Complimenti. Grazie. Dettagliuzzo, Comignolo, Messico, cavalcata, Messico, Pedro, madresita, la madresita, il povero, cucchiaio, minestra, madresita, povero, Messico, povero, piano messicano, Pedro. Piano messicano? Sì, è una cosa che ho inventato io, dal naso fino a sottilmento coi baffi. L'ha inventato lei? L'ho inventato io. Complimenti. Grazie. Pedro, madresita, minestra, cucchiaio, fine primo tempo. Secondo tempo. Secondo tempo la famosa scena dell'attacco al treno in corsa. E c'è qui lo spezzone del treno in corsa. Andiamolo a vedere, Pedro. Andiamo. Eccolo, treno in corsa. Vai, stai qui. Noi siamo contro il volere del critico e del pubblico beghino che vuole un cinema che lo inchioda alle sedie imponendogli di vedere delle immagini in movimento. Non è l'immagine che deve muoversi nel cinema democratico, ma è il pubblico che deve dar vita all'immagine. Si muova e guardi come va il treno. Si muova. Cioè, che devo fa? Così. Ciuccio, ciuccio, ciuccio. Lo vede? Lo vede? Si muove? È il miracolo. È il miracolo. Funziona, però. Funziona. Scena successiva. Vediamo se hai capito. Cos'è? Movimento, treno in movimento. No! Manca la locomotiva. Quindi vabbè, alternativi sì, ma non stupidi. Lei mi capisce, il cinema d'autore ha bisogno di intelligenza. Secondo tempo, lunghissimo. Unica lunga sequenza, primo piano, Pedro. Urlo, fondue, flashback, colpo di scena, fine. Ci vuole parlare del cast? No. Del premi? Sì. E ci parla premi, dei premi? Premio, zucca, zucchino d'oro, zucchino d'argento. Salto maggiore. Premio miglior amico del presidente della giuria del cinema di Venezia. Premio amico della cugina della cognata di Primo Letto dell'onorevole che governa questi premi. Premio faccia d'oro e faccia d'argento. Lei ha vinto anche, leggo qui, il mutuo di bronzo. Montecucco è indignato dalla sua stupida insinuazione. Ripete la sua osservazione di prima, prende l'oggetto filmico, si alza e se ne va. Totale Montecucco indignato, dettaglio del critico sprofondato nella sua insipienza, fondue, fine.